Ciao a tutti e a tutte, oggi siamo in via Chaland dove ci sono dei giardini che purtroppo per 2 anni sono rimasti chiusi e questo ha creato un grosso disagio ai cittadini e alle cittadine, ai bimbi e alle bimbe di questo quartiere. È rimasto chiuso perché in realtà c'era un problema enorme di sicurezza, chi conosce il quartiere lo sa, c'erano delle radici che rendevano praticamente inaccessibile e insicuro quest'area giochi e insomma dopo un po' di lavoro siamo riusciti a progettare un'area giochi, uno spazio verde nuovo e proprio da qualche giorno sono iniziati i lavori che termineranno auspicabilmente entro la fine del mese per poter restituire per quest'estate questo spazio di nuovo al quartiere. Adesso Alberto Unia, che è l'assessore che si occupa del verde e anche ovviamente di queste cose qui, vi racconterà meglio che cosa sta succedendo qui. Innanzitutto buongiorno, come vedete i lavori sono iniziati, allora il primo problema e il motivo per cui abbiamo deciso di fare l'intervento di risistemazione di quest'area erano proprio le radici affioranti. L'intervento che è stato fatto, il primo è stato quello di sopraelevare e rialzare la terra, quindi in realtà senza andare a toccare le radici, elevando il terreno siamo riusciti a superare questo problema che vedete in questo momento è in corso, ma abbiamo approfittato di tutto questo proprio per risistemare anche un po' gli spazi in maniera un po' più funzionale di quest'area. L'abbiamo suddivisa in due, una prima area a fruizione diciamo di tutti, la seconda in fondo invece dove abbiamo concentrato una serie di giochi per bambini, stiamo per creare appunto un'area inclusiva, prima qua c'erano soltanto 2 giochi, adesso diventeranno 5 con 3 giochi inclusivi. L'intervento viene fatto esattamente seguendo i nuovi criteri anche di resilienza, quindi ci sarà un'area verde ovviamente permeabile e poi anche l'area di camminamento centrale verrà fatta con materiale in modo che ci sia la permeabilità del terreno e già prevedendo eventuali bombe d'acqua abbiamo tenuto delle caditoie proprio per eventuali, come potete vedere, tipo queste sopraelevate per eventuali sovrabbondanze di acqua. Questo è un intervento che durerà circa fino a fine mese, insomma speriamo nel giro di 2 o 3 settimane di concludere e di riaprire finalmente alla cittadinanza quest'area che era molto utilizzata e che era molto richiesta. È uno dei tanti interventi, inizieremo poi a seguire dopo questo quello di Piazza Nazario Sauro. E nel frattempo vi comunico che il 12 inizieremo anche i lavori della parte centrale del Parco Michelotti, che è la terza parte, quella conclusiva dell'intervento di riqualificazione. Altre cose da dire su quest'area non me ne vengono, se non che è un'area molto bella, con delle bellissime piante che fanno tanta ombra. Abbiamo risistemato un po', diciamo, fatto dei piccoli interventi per i rami bassi, quindi sarà sicuramente un'area molto fruita durante quest'estate. Vi chiederete, anzi ve lo spiego io, perché riusciamo a fare, iniziamo a vedere tutti questi interventi in questa seconda parte del mandato. Succede perché noi quando abbiamo ereditato il bilancio di questa città sostanzialmente i conti erano disastrati. Quindi i primi 2 anni abbiamo dovuto fare tutto un lavoro di risanamento dei conti che ci ha permesso poi dal 3° anno di poter nuovamente tornare a fare investimenti nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Quindi il lavoro che oggi vedete in realtà sono risorse finanziate credo nel bilancio 2019 o 2020. E adesso stiamo accelerando e quindi ci saranno tutta una serie di interventi che partiranno proprio in queste settimane. Se mi permetti, sindaca, posso aggiungere una cosa? Il taglio dell'erba? No, volevo aggiungere. Perché qualcuno chiede anche del taglio dell'erba, il taglio dell'erba è già partito, ovviamente come avete visto poi ci sono state delle piogge, quindi come sempre tutti gli anni quando piove dobbiamo un po' interrompere, però siamo partiti in tempo. No, ci tenevo a dire una cosa, però qua siamo in periferia, molti vedo che scrivono alla sindaca, sì ma le periferie dimenticate, vi do 2 dati che sono importanti. In questa consigliatura, in questi 5 anni, abbiamo sistemato 53 aree giochi, aree verdi ad oggi, quindi riqualificato completamente e ne faremo ancora altre 6, arriveremo a 59 entro fine consigliatura con altre 6 già pronte per la prossima. 53 è un dato importante perché nella precedente consigliatura erano state fatte riqualificate 20 aree giochi. Di queste 53 aree giochi riqualificate, l'85% sono in periferia, anzi forse l'87%, quindi è importante questo dato proprio perché ci dice che gli interventi effettivamente sono stati fatti soprattutto sulla periferia, sulle periferie che avevano bisogno di interventi importanti. Questo è uno di quelli, Piazza Nazario Sauro sarà un altro. E ripeto, la maggior parte sono state fatte in aree periferiche della città.
Grazie Alberto per questo dato, anche perché sinceramente non sapevo il numero esatto delle aree giochi che avevamo fatto. Ovviamente vi aggiorneremo anche sulle prossime. Ringrazio Alberto, in realtà tutto l'assessorato, i tecnici che seguono i lavori e la ditta che nuovamente sta rispettando i tempi, perché dovete sapere che è molto importante avere ditte affidabili, fanno la differenza anche nel poter riconsegnare in tempi brevi e veloci lo spazio alla cittadinanza. Speriamo presto di poter appunto riaprire questo giardino. Sono certa che tantissimi bimbe e bimbe di questo quartiere potranno tornare a riappropriarsene. Ciao e una buona giornata a tutti e a tutte. Ciao.